Che cosa pensi di fare da grande, Roberto? Io non ho intenzione di lasciare l'arma, signore. Voglio dire, quando avrai smesso di fare cazzate. In Sicilia ti sei fatto terra bruciata intorno e ti sei messo contro magistrati e superiori. E ora, dopo 7 mesi che sei capitano, venga a sapere che ti sei andato a chiudere in un ufficio. Beh, il posto era vacante, qualcuno doveva pure esserci. E quanto pensi di durare a fare la batefaria? Pensi che l'arma abbia investito su di te per farti firmare delle carte? Qualche dubbio mi è venuto. E io te lo tolgo. Ti faccio ritornare operativo. Che cosa sai di Giuseppe Niscemi? È ministro del tesoro di Partanna. Mi hanno ucciso dei parenti ultimamente. È a Roma ora. Sappiamo anche dove abita. Una certa dottoressa Montanari della procura di Palermo ha chiesto al maggiore Anselmo delle ambientali su Niscemi. Il maggiore gli è stato dietro per un po' e ora dice che non serve indagare ancora. La Montanari non è soddisfatta. Lo immagino. Io non so chi abbia ragione, ma vorrei che la proseguissi tu questa indagine. La Montanari ti aspetta nel suo ufficio domattina alle 8. Intanto cominci a pensare agli uomini che ti servono. Se veramente dietro Niscemi c'è Partanna, dobbiamo fare di tutto per prenderlo. Grazie, signor generale. E prima di ringraziarmi, aspetta di conoscere la Montanari. La conosco già. Faceva l'uditrice giudiziaria a Palermo col Nibbio. Allora lo sai già che è una scassapalle. Io so che una è in buona fede. Non è sufficiente essere in buona fede per prendere Partanna. Dobbiamo essere in grado di adattarci al territorio e al nemico che affrontiamo. Non basta essere un ribelle che gioca agli indiani per vincere. Lo so, devo essere diplomatico, scaltro, silenzioso, invisibile. Senti un po', senza fare tanto lo spiritoso. Io ho fatto una scommessa su di te e non posso permettermi di perderla, nel tuo interesse. Non la perderà. Grazie, signor generale. Via! Grazie. Ho detto via! Grazie! Fuori! Grazie! Buongiorno. Ultimo. Dottoressa, che fai? Ci hanno appena dato l'indagine. Me ne vado, ecco quello che faccio. Me ne vado. Ma non hai sempre detto tu che Niscemi ci poteva fare arrestare Partanna? E se a Roma ci sarà un motivo, no? Certo che c'è un motivo, il problema è che io non so qual è questo motivo. Niscemi è un libero cittadino che prende il sole sul terrazzo di casa sua, nel suo bellissimo attico. E io non ho una prova che lo colleghi con Partanna, quel deficiente del tuo collega Anselmo. Anselmo, in 6 mesi di indagine non è riuscito a trovare uno straccio di riscontro. Me lo spieghi come la giustifico io questa indagine? Non mi sembra un buon motivo per scappare. Tu allora perché te ne sei scappato dalla Sicilia? Perché sei venuto qui a fare il piccolo scrivano fiorentino in caserma? Me lo spieghi? È troppo tardi, Ultimo, non ce la facciamo. Va bene. Fa piacere vederti così entusiasta, ottimista, positiva, pronta a combattere, a lottare. Una vera guerriera. Proprio come ti avrebbe voluto vedere lui. Complimenti. Lui è morto. Non c'è più, lo capisci? Non c'è più. Non c'è più. Benissimo, non c'è più. Lo sappiamo tutti che non c'è più. È morto. Lo so io che è morto, lo sai anche tu che è morto. Allora che cosa vogliamo fare adesso? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo deprimerci? Deprimiamoci. Dobbiamo rassegnarci? Rassegniamoci. Benissimo, eccoci qua. Ah, piangiamoci addosso. Diamogli la vinta. Facciamoli vincere, facciamoli stravincere quelli che l'hanno ammazzato! Non ce la faremo mai. È tardi. Non ce la faremo mai. Ci proviamo. Mettetevi comodi. Quest'uomo qui è Salvatore Partanna, detto la bestia. È il capo dei capi. Gli hanno attribuito più di 300 omicidi. Ma potrebbe averne commessi anche 3.000, per quanto ne sappiamo. Il nostro obiettivo è arrestarlo. Capitano, ma quando lo prendiamo quello? È una vita che ci provano. E adesso ci proviamo noi. Vi ho scelto apposta. Questo qui lo conoscete? È Giuseppe Niscemi. Lui sarà il nostro passero.
Quindi lo seguiremo. Niente, è una cosa da Apache. Questa sarà una guerra. E queste qui saranno le nostre uniche armi. Telecamerine per intercettazioni e cimici. Questi saranno i nostri occhi. E queste le nostre orecchie. In questo gruppo non ci saranno orari. Lavoreremo anche 24 ore su 24 se necessario. Non potremo dire niente a moglie, amici, fidanzata, nonna, zia, cugini. Nessuno dovrà sapere quello che facciamo. Nessuno. È troppo rischioso. Non avremo premi, né tantomeno promozioni. Niente. Quindi se qualcuno di voi non ci vuole stare, lo capisco benissimo. Invece tutti quelli che ci vogliono stare, è meglio che si trovino un nome di battaglia. Perché i nostri non li potremo più usare. Io sono ultimo. Io vorrei chiamarmi Ombra. Arciere. Capitano, a me piacerebbe Parsifal. Solo. A me è una vita che mi chiamano Aspide. Chiusa perché? È sicuro che ci posso stare pure io? Certo, se t'ho chiamato ci sarà un motivo, no? Vabbè, adesso ci cambiamo e cominciamo a lavorare. Questo diventerà il nostro ufficio. Tu sei pazzo. E io che continuo a darti retta, sono più pazzo di te. Questo sarebbe un gruppo operativo. Ci riderà dietro tutto lo Stato Maggiore. Ma non è ancora un gruppo, devo addestrarli. Devi addestrarli? Ma hai idea di chi hai preso? Questo è un maniaco sessuale psicopatico. Questo è uno che ha abbandonato il piantonamento della caserma di notte per correre dietro a una ragazza. Guardi che era sua figlia. Gli è molto attaccata e ogni tanto si arrampica sugli alberi. E questo è chi ha attaccato? Alla pirateria informatica? Questo è uno che si è infilato nell'archivio centrale e ha rischiato di mettere a repentaglio la sicurezza di tutto il sistema. Questo è un ex ladro di macchine, è andato dentro due volte. Non è andato dentro. Era minorenne e gli hanno dato il perdono giudiziale. E che ne sai? L'ho arrestato io. Terza volta che l'ho pizzicato gli ho detto: otta ruoli o vai dentro. Ah, pure. Ma perché hai scelto i peggiori? Non ho scelto i peggiori. Ho scelto gli ultimi. Non sono professori, lo so, ma hanno coraggio. Sono svegli. Sono sicuro che ce la faranno, generale. Va bene, vai, vai. Ultimo! Stai attento. Questi sono manigoldi. È la stessa cosa che dicevano di me quando mi scelse lei, generale. Si ricorda quando mi mandò dal Nibbio? E avevano ragione. Vabbè, vai, vai, vai. Io vorrei solo sapere che cavolo state facendo. Sono settimane che usate quella balena, non serve mica solo a voi. Ma se abbiamo preso quel catorcio per non rompere le palle a nessuno. Certo, cerchi di non romperle nemmeno ai suoi, allora. Come ha detto? Beh, non vengono mica a lamentarsi con lei. Senza soldi, senza riposo, senza licenze, straordinari non pagati. Quanto crede che dureranno? I miei uomini possono lasciare l'operazione in qualunque momento, se vogliono. Bene. Ma finché staranno con lei, li obblighi qualche volta ad indossare l'uniforme. Non farebbe male neanche a lei, sa? E magari eviti di tenere le mani in tasca davanti a un suo superiore. Grazie. Capitano, un ufficiale deve sempre dare il buon esempio. No, no, la ringrazio. Io la ringrazio perché a 30 anni ho trovato qualcuno che mi dice dove devo mettere le mani. Grazie. Capitano? Grazie. Capitano? No, no, la ringrazio. Grazie. Capitano! Mi raccomando, le mani, eh? Così va bene, maggiore? Grazie, capitano! Maggiore. Oh, scusa, scusa tanto, mi raccomando, allora, le mani, Che cos'è questo assembramento? Al lavoro? Tutti al lavoro! Forza! Capita, qui non si è lamentato nessuno, lo posso garantire. È Anselmi che mette zizzagna. Sono solo un po' stanchi. D'altronde gli abbiamo levato tanto, no? Famiglie, fidanzate, discoteca, carcetto, sono cose che servono pure quelle. Quello c'è una via, gli sta diventando una scimmia a forza di una piegasse sulla. Per l'altro si fa il quartiere su, gli spare. Un po' di stanca, pure comprensibile, no? Avete ragione. Vi dovrei dare 2 mesi di licenza per il culo che vi fate.
Ma non vi posso dare neanche un giorno. Non ce l'abbiamo. Però vi vorrei fare una domanda. Perché siete nell'arma? Capito, al paese mio c'è poco da scegliere. O diventa sbirro o diventa delinquente. Io ho fatto tutte e due le cose. Io quei libri ce li litigavo e... Io litigavo con mio padre. A me mi è morto un cugino d'overdose. Vi siete arruolati per lo stesso motivo per cui l'ho fatto io. Per eliminare un pezzetto di ingiustizia dalla vostra vita. E se rimaniamo uniti, un pezzetto io, un pezzetto tu, un pezzetto tu, diventa un grande pezzo di ingiustizia che facciamo fuori. Siete stanchi, lo so, anch'io sono stanco. Anche questo qui era stanco. Questo omino qui, con le buste della spesa. E ha fermato i carri armati. Anche questo omino era stanco. Era stanco dell'ingiustizia. Ma la stanchezza a volte può diventare forza. La foto è tagliata a metà, ma dietro quell'omino ci sono altre centinaia di persone, e dietro ancora altre migliaia. E dietro ancora altre centinaia di migliaia di persone. Io mi sento in mezzo a loro. E mi ci sento insieme a voi. Ma che buste della spesa non ci mancano le... Secondo me è più pericoloso il decollo o la terraccia? Boh, per decollo? A terraccia. Perché? Il carrello, non si apre mai. Ah, se sta così potrei andare giù con la balena, no? Sì, lo sai come arrivavo spogliato con la balena. E perché così come arrivi? L'importante è che arrivamo. Prego. Andiamo bene. Ma il cane l'abbiamo imbarcato? Insieme al Vespone. Insieme al Vespone? Avete imbarcato il cane insieme al Vespone? C'era posto nella gabbia, ci avevo fidato. Poi i ragazzi ci tenevano, per parsi. Vabbè, contenti voi. Qual è il gate? I biglietti? Ce l'ho io. E la balena? Via nave, Robe. Speriamo che arrivi presto. Guardate un po' chi c'è. Capitano, io, insomma, ho pensato che è difficile che qualcuno impari a usare il computer. Io invece un po' lo masticavo e allora... Sì, ma lo faccio solo per Parsifal, sia ben chiaro, eh. Quello ci ha preso tanto di quel tempo per insegnarmi a usarlo che mi sembra il minimo. Voi che ne pensate? Bentornato. Sì, ma mondo lo mettiamo dentro la gabbia col cane del Vespone? Perché non c'è posto sull'aereo? C'è il posto, cioè, ma te pare che questo c'è il biglietto. È pure tardi per chiamare il comando. Che famo? Autotassazione. Io metto 50.000, dai. Autotassazione. Autotassazione, ciò. Dai, ciò. Certo, te inventi tutte per un pericolo di uniti, eh. Ma non pagali? No. Ciao, oh, io non li voglio i soldi vostri, sì, siamo in chiasa. Quanto è male? 10.000 Parcheggiate, Aspide. Ricevuto, capitano. Ombra ultimo, disposizione confermata. Ultima balena, se possibile lasciatevi il cancello a ore 12. Affermativo, capitano. Mm.
Lo squalo è a prua, a nord-est, scia dritta. Lo scafo è bianco, francese. Ricevuto, andiamo. Stavolta lo prendiamo. Te lo senti? Sì, me lo sento. Sei sicuro, Robè? Ma è meglio fermarli e basta. No, non possiamo rischiare una sparatoria. Aspide sa che lo deve affiancare al primo semaforo rosso. Ma ce n'è uno solo prima della tangenziale. Lo so, ci vuole un po' di fortuna. Allora siamo freschi. Capitano, è rimasto verde, che facciamo? Vai ora, vai! Vai, vai! Fermi! State bene, molto buono! Esci! Cieni! Esci la maglia, la moneta! Cieni, dammi, metta la mia! Carabinieri, siamo carabinieri! Che resti scelte! Cieni, dai, Controllo se c'è la pista! State via, sto buono! Senti! Capitano! Salvatore Partanna, lei è in arresto per mano dei carabinieri! Che apri! Forse tocca la gamba! Metti le manette! Su! Cambi! Dai! Dai! Capitano, noi vi veniamo dietro! Attenti. Comodo. Cosa? Bene. Molto bene, capitano. Ce l'abbiamo fatta, a quanto pare. Bene, capitano. Oggi è un grande giorno di vittoria per la giustizia, per la democrazia, per la magistratura. Certo. La magistratura. Prendetelo in consegna. Capitano Di Stefano. Dovrebbe essere contento, dottor Baratta. Dobbiamo essere tutti contenti.